Voglio ricordare 20.000 firme di pugliesi per l'adeguamento degli stipendi avvenuto soltanto grazie al decreto Monti e per la metà di quello che chiedevano i cittadini pugliesi. E vengo all'emendamento, Presidente. Ecco. L'emendamento che parla dei limiti di spesa. Allora io volevo ricordare soltanto una cosa a chi oggi parla e attacca Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Allora, il Movimento 5 Stelle ha speso in questa campagna elettorale, pur avendo raccolto da donazioni di cittadini oltre 700 mila euro, termino Presidente, ha speso 350 mila euro, quindi 40 centesimi a voto, donando i restanti alla ricostruzione della palestra di Mirandola. Non abbiamo preso un euro dei finanziamenti ai partiti, 42 milioni di euro, per cui possiamo Grazie. Fare i moralizzatori. E prima di parlare del Movimento 5 Stelle, grazie, Beppe Grillo, sciacquate grazie, la bocca. Grazie onorevole D'Ambrosio. Ha chiesto di intervenire il relatore di minoranza, prego. A che titolo interviene come relatore di minoranza o a titolo personale? Prego, onorevole Toninelli. Grazie Presidente. Fa piacere che il collega Rosato conosca bene la legge 96, devo ricordare al collega Rosato che all'articolo 3 della legge 96 i partiti devono fare, che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e quindi del finanziamento diretto, devono fare un'apposita richiesta scritta all'ufficio di presidente di questa Camera e del Senato. Il Movimento 5 Stelle questa richiesta non l'ha fatta perché i soldi non li voleva e i soldi non li ha mai presi, quindi probabilmente si è dimenticato un passaggio molto più importante. Grazie. Grazie, onorevole Toninelli, ha chiesto la parola. Onorevole Ruocco, intende intervenire? Colleghi, per favore. Ma è veramente da indignarsi, in modo raffazzonato. Si rivolga alla Presidenza, onorevole Ruocco, si rivolga alla Presidenza, sì. Così evitiamo. Il modo raffazzonato di citare testi normativi dei quali o non si conosce o si mente sapendo di mentire. Grazie onorevole Ruocco, ha chiesto la parola l'onorevole Dieni. Rinuncia. Ha chiesto la parola l'onorevole Brescia. Rinuncia. Allora poniamo in votazione l'emendamento 7.401 Lombardi ed altri col parere contrario di Commissione e Governo, parere favorevole al relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Ci sono colleghi che non riescono a votare in questo settore. Locatelli, prego. Riesce? Perfetto. Altri? Momento. Dichiaro chiusa la votazione.